Trasmissione di valore sul canale 18. Questa è Xperia TV. Anche la regione deve fare la sua parte e spingere sulle terze dosi e le vaccinazioni. Occhiuto incontra esercito e commissari ASP. Maltempo delle ultime ore ha portato a chiudere scuole tra ieri e oggi, ma anche danni come a Rocca Bernarda nel Crotonese. La manovra del governo Draghi non piace a lavoratori, giovani e pensionati. CGIL e CISL UIL tornano in piazza per protestare. In un bidone sotterrato quasi mezzo milione d'euro, denunciate due persone che però non hanno saputo chiarire la provenienza delle banconote. Proteggersi dalle precipitazioni e da ogni allerta lanciata dalla protezione civile, i discenti crotonesi a lezione dai nostri amatissimi vigili del fuoco, i nostri pompieri. Sono le 14:01 in diretta insieme, buon pomeriggio, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dicevamo a mezzogiorno un incontro importante, molto importante naturalmente, perché c'è da riorganizzare un po' la macchina soprattutto di prevenzione dal Covid. Purtroppo i numeri crescono, a dire il vero non tanto nel mezzogiorno, ma insomma comunque bisogna stare molto molto attenti, ed è per questo che il governatore ha voluto incontrare intanto i delegati del generale Figliuolo qui in Calabria, quindi di fatto l'esercito, un pezzo di esercito italiano che si occupa di vaccinazioni chiaramente, insieme anche ai responsabili dei dipartimenti di prevenzione e agli attuali commissari ASP. Ovviamente probabilmente ancora in corso questo incontro, ma noi siamo riusciti a recuperare 1,5 minuti di dichiarazioni di Roberto Chiuto, eccole. La Calabria ha un numero di terapie intensive e di posti letto per il Covid che non consente di stare tranquilli se non si va avanti con decisione sulla campagna di vaccinazione. Oggi sarà collegato anche il subcommissario Bortoletti, col quale già siamo al lavoro per l'aumento dei posti in terapia intensiva, ma intanto dobbiamo accelerare sulla vaccinazione. Dirò ai commissari delle ASL che uno degli elementi che peserà in maniera decisiva nella valutazione del loro lavoro sarà proprio il risultato che otterranno per fare in modo che i calabresi si vaccinino quanto più possibile, perché non possiamo consentirci una pressione sul sistema sanitario che, per il sistema sanitario che abbiamo, non riusciremo a reggere. Intanto bisogna accelerare sulla vaccinazione, perché i posti letto di terapia intensiva li avremo fra qualche mese, ma oggi già è iniziata la stagione invernale, quindi sono preoccupato del fatto che l'aumento dei ricoveri possa risultare insostenibile per la nostra rete. Le unità mobili sono state messe a disposizione appunto dal generale Figliuolo, oggi ci sono i responsabili, le utilizzeremo anche nelle scuole. Noi abbiamo una percentuale più bassa che in Italia dei vaccinati under 20. Ho chiesto alle unità mobili e anche alla dirigente regionale scolastica di poter vaccinare nelle scuole i docenti, per i quali oggi è obbligatoria la vaccinazione, ma anche gli studenti col consenso informato dei genitori. Ho fatto ieri a Roma un incontro col ministro Speranza, col capo di gabinetto di Speranza, col segretario generale del Ministero della Salute, ho incontrato ieri il presidente di Agenas. Ci saranno grandi novità sulla sanità a partire da oggi pomeriggio. Bene, e noi ovviamente attendiamo buone nuove, però ecco, dicevamo i numeri di Covid, insomma c'è poco da fare, ce lo aspettavamo pure, era quasi scontato che ciò avvenisse insomma con la stagione invernale. Questi sono i numeri in sostanza delle ultime ore. In crescita l'occupazione dei reparti ospedalieri per i casi di Covid-19. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 6,2%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all'8,1%. Sale anche l'incidenza settimanale, mentre resta stabile l'indice di trasmissibilità R-T. L'incidenza settimanale a livello nazionale è 125 per 100.000 abitanti contro 98 della scorsa settimana. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Swatini. Gli scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B11529. Nel frattempo si segue la strada della massima precauzione.
In forte aumento c'è il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione. Hanno superato quota 5 milioni le terze dosi, secondo i dati del governo. Sono in totale 5 milioni e 95 717, tra dosi aggiuntiva alla platea dei fragili e il booster per chi ha fatto la seconda dose da più di 6 mesi. Ieri un record con oltre 250.000. Anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno effettuare la vaccinazione anti-Covid, fortemente consigliata da pediatri e da autorità sanitarie. È infatti arrivato l'atteso via libera dell'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA, cui seguirà la prossima settimana e forse già il 1° dicembre il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA. Le farmacie saranno disponibili ad effettuare le vaccinazioni anche sui bambini. I farmacisti si dicono pronti a collaborare anche a questa fase della campagna vaccinale in atto. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo del maltempo di queste ultime ore. Tra ieri e oggi gli allarmi lanciati formalmente dalla Protezione Civile calabrese, fra l'altro c'è anche un'allerta rossa, nella giornata di ieri pomeriggio un'altra allerta arancione per una vasta porzione del nostro territorio. Insomma, comunque questa pioggia che è molto insistente, battente, molto forte, copiosa in alcune aree, soprattutto quella di stanotte, ha creato danni e disagi, in particolare nel Crotonese. Insomma, abbiamo avuto acqua e fango che si sono riversati poi in alcuni tratti, in particolare della statale 106 e anche sulla provinciale che collega Crotone, la 106, con l'area, diciamo, della comunità di Papanice. In particolare le criticità sono state registrate stanotte a Rocca Bernarda. Siamo sempre in provincia di Crotone. Rocca Bernarda, come vedete peraltro anche da queste immagini amatoriali, colpita davvero da una vera e propria bomba d'acqua. Il sindaco Nicola Bilotta ovviamente, insomma, è preoccupato dalla situazione, tant'è che ha disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale proprio per verificare se le strutture abbiano subito danni. Noi dovremmo avere al telefono il primo cittadino di Rocca Bernarda, Nicola Bilotta. Sindaco, è così? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi e grazie dell'interessamento, diciamo. Intanto grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Più che interessamento, cerchiamo di fare anche noi la nostra parte in termini di servizio pubblico. La situazione a Rocca Bernarda in questo momento, sindaco? Allora, la situazione è, diciamo che siamo intervenuti nelle prime urgenze da fare, ripristinando la viabilità e dando sicurezza ai cittadini. Dopodiché stiamo chiedendo lo stato di calamità naturale, perché ci sono dei danni molto molto ingenti sia alle strade, sia alle case private, sia alle attività pubbliche. Quindi stiamo cercando di adoperarci in questo senso. Dal punto di vista, insomma, lei aveva lanciato anche una preoccupazione, perché poi ci sono anche, diciamo, le strutture pubbliche, quindi in questo caso le scuole. Insomma, da una prima riflessione sul posto possiamo stare tranquilli. Lei intanto le ha chiuse per oggi, vero? Sì, sì, per oggi le ho chiuse, ma perché avevo paura della viabilità, di far spostare la gente e le persone, soprattutto i ragazzi che vengono accompagnati con i pulmini e con i genitori, e avevo paura di questa cosa qua. Dopodiché ci siamo recati sul posto per quanto riguarda le strutture, non ci sarebbero pericoli sulle strutture, ma abbiamo due scuole, la scuola dell'infanzia e le scuole medie, che sono adiacenti a dei canalettoni, quindi là il pericolo è più elevato e dobbiamo prima sistemare il pericolo e poi magari riaprire le scuole. Vediamo se entro domani riesco a riaprire queste due scuole. Le posso chiedere, sindaco, prima di lasciarla, ringraziandola per la disponibilità, se Protezione Civile, insomma, tutte le organizzazioni regionali si sono messe a disposizione, oppure se avete dovuto fare, come spesso capita, da soli? Allora, io le dico, di quello che ho visto, abbiamo avuto la disponibilità i carabinieri e i vigili del fuoco. Per quanto riguarda la Protezione Civile, non l'ho vista. Spero tanto che non ci abbandoni nel momento in cui faremo delle richieste dei danni che abbiamo subito, perché con le casse comunali non possiamo minimamente pensare di far fronte ai danni che si sono subiti, insomma. Auguri, sindaco, naturalmente per quel che vale noi siamo a sua completa disposizione, e un saluto ovviamente a tutta la sua comunità.
Io la ringrazio di vero cuore. Grazie infinite. Buon lavoro a grazie, lei. Grazie. Con noi Nicola Bilotta, il sindaco di Rocca Bernarda. Dicevamo Protezione Civile che ha diramato questo bollettino di allerta meteo rossa, in particolare per l'Alto Tirreno Cosentino, allerta gialla per tutto il resto della regione, ad eccezione della zona del Lametino dove l'allerta è arancione. Piogge diffuse e temporali sparsi sull'Alto Tirreno Cosentino, piogge e temporali sparsi sul Lametino. Sul resto della regione previste piogge sparse e temporali isolati, rovesci o temporali isolati. Attesi anche venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo. Tanto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha ordinato proprio oggi la chiusura di tutte le scuole, provvedimento che è stato motivato proprio con la situazione di pericolo che potrà scaturire in seguito all'allerta meteo rossa. La chiusura delle scuole si è resa necessaria proprio per fare in modo che le strade, quello un po' che ci ha detto anche il sindaco di Rocca Bernarda, le strade durante gli eventi meteo avversi devono rimanere per quanto possibile libere dal traffico. L'amministrazione comunale ha disposto l'attivazione del centro operativo comunale e ha invitato i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile. E peraltro non escludiamo che la causa, diciamo, di questo tragico incidente che vi stiamo per raccontare sia appunto la copiosa precipitazione. Un uomo infatti è morto, un altro è rimasto ferito in un incidente che è avvenuto sulla 280, sulla statale 280 che collega Catanzaro con la Lamezia Terme, tra gli svincoli di Settingiano e Caraffa, direzione Catanzaro. A scontrarsi due mezzi, penso che ecco, uno lo stiate vedendo, un furgone con un automezzo cassonato per il trasporto di rifiuti solidi urbani. A perdere la vita uno dei due occupanti il furgone, mentre l'altro è rimasto ferito, quest'ultimo estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando di Catanzaro, insieme al distaccamento della Lamezia, è stato affidato al personale sanitario del 118 e poi trasportato in ospedale. Ovviamente la statale è rimasta bloccata sino al termine delle operazioni di soccorso, sul posto anche Polizia Stradale e ANAS sulla stessa strada, fra l'altro pensate un po' le coincidenze. In direzione Catanzaro sono stati segnalati anche altri due, sempre stamattina, altri due tamponamenti con disagi per la viabilità. CGIL e CISL UIL nuovamente in piazza, a Crotone in particolare con i segretari regionali CGIL e CISL, era impegnato Santo Biondo della UIL, ottimamente rappresentato dal segretario crotonese Fabio Tomaino, per protestare contro la manovra del governo Draghi. Parte anche in Calabria la mobilitazione unitaria di CGIL, CISL e UIL per modificare la bozza della legge di bilancio, che non dà risposte, secondo i sindacati, per contrastare le diseguaglianze sociali, economiche e geografiche del Paese. Per questo motivo i sindacalisti e gli iscritti hanno promosso a Crotone un sit-in davanti l'ospedale civile. La funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL sostiene con forza le richieste confederali su fisco, pensioni, welfare, politiche per l'occupazione pubblica e privata, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riforma della pubblica amministrazione. La manovra finanziaria, la manovra di bilancio va cambiata, dobbiamo rivedere il tema fiscale, il tema delle pensioni, il tema del precariato dei giovani, ma anche i temi legati alla salute. Noi oggi siamo qui non a caso, siamo venuti a Crotone come stiamo andando in altre parti del territorio, oggi manifestiamo sotto l'ospedale perché il tema della salute, della sanità, della medicina territoriale, di quello che è il depauperamento in questo momento della sanità è un tema nazionale. Che messaggio parte da oggi? Sì, intanto vogliamo lanciare un messaggio al governo centrale che sulla manovra finanziaria deve discutere e dialogare con noi. È una manovra finanziaria che parte male proprio per questa mancanza di confronto. Abbiamo temi importanti in Calabria che attraverso proprio questa manovra devono trovare soluzione. Poi ci sono temi generali. Sui temi generali c'è la questione delle pensioni che non va, c'è la questione del fisco. Si sta discutendo, qualcosa si sta migliorando, ma quello che rivendichiamo è appunto il confronto. E poi vogliamo qualificare la spesa del PNRR, perché in Calabria, in un territorio come questo, deve poterla collegare col resto del paese e del mondo e soprattutto deve riorganizzare il settore sanitario, che qui veramente non va. Il cittadino calabrese paga una tassazione più alta a fronte di un servizio che non ha. I sindacati praticamente suonano la sveglia al governo. Sì, chiediamo che questa
manovra di bilancio trovi lo spazio per quelle tematiche essenziali a dare dignità a lavoratori e pensionati, cominciando dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi il rafforzamento dei protocolli sulla sicurezza, le risorse per i contratti, per tutti coloro che hanno emarginato questa emergenza sanitaria, la stabilizzazione di quei 66.000 precari che contribuiscono a dare assistenza ai nostri diritti di cittadinanza. È poi un'azione di coraggio finalmente che ci aspettiamo da questo governo, la lotta all'evasione, cioè per alleggerire la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori e dei pensionati servono le risorse. L'evasione fiscale in Italia toglie allo Stato oltre 100 miliardi l'anno. Poi ci sono anche le questioni che riguardano ancora le migliaia di lavoratori socialmente utili di pubblica utilità che vanno, sì, insomma, sono stabilizzati sicuramente, ma un conto è portare a casa 700 euro al mese, altro è invece avere un vero e proprio contratto a tempo pieno, magari anche con tutta la parte che riguarda la contribuzione ai fini pensionistici. C'è stato uno sciopero organizzato dall'Unione Sindacato di Base davanti alla cittadella regionale. Si sono dati appuntamento questa mattina alle 11 nel piazzale antistante la cittadella regionale alcuni lavoratori di pubblica utilità impegnati nei comuni della regione. Il sit-in è stato organizzato dall'Unione Sindacati di Base che ancora una volta sta provando a segnalare lo stato di precarietà di questi lavoratori che ormai da anni aspettano un inquadramento definitivo ma che viene rimandato di anno in anno. Ora il rischio è che anche la pensione, che in un prossimo futuro a loro verrà riconosciuta, sarà misera così come lo è stato il loro stipendio in tutti questi anni di precariato. La questione che noi stiamo chiedendo con forza è l'aumento delle ore per questi lavoratori LSU e LSU. Abbiamo la stragrande maggioranza di questi lavoratori che sono stati contrattualizzati con contratti da fame a 14 ore, a 12 ore, a 16 ore. Cioè questi lavoratori vengono da un contratto a tempo determinato da 5 anni a 26 ore. Nel momento che abbiamo avuto il contratto a tempo indeterminato, invece di avere il contratto full time, per non so per quale motivo ci siamo visti ridotti l'orario e quindi oggi come oggi siamo costretti a portare a casa 500 euro al mese, che neanche il reddito di cittadinanza andando a lavorare nei comuni e garantendo i servizi ai comuni, e questo sicuramente non va bene. Altra vertente che ci interessa seguire è la questione dei contributi arretrati. Noi abbiamo lavorato per più di 20 anni senza aver versato un contributo da parte degli enti dove lavoravamo e da parte dello Stato. Quindi non è possibile che lasciare questi lavoratori in queste condizioni e andare a prendere poi tra poco, perché magari parecchie LSU adesso andranno in pensione, pensioni che arrivano a 500 euro a meno di quella sociale. Glielo dice uno che ha lavorato per 40 anni e io ho fatto il calcolo della pensione e non arrivo a prendere 600 euro al mese. Cioè questa la dice lunga su quello che saranno i nuovi poveri in Calabria. Cioè gente che ha lavorato e invece di avere una pensione dignitosa avrà una pensione diciamo sociale o sotto addirittura del sociale. Il governo si deve fare carico di queste cose. Loro avevano preso impegni già nel decreto ristori che avrebbero inserito le risorse per l'aumento delle ore. Poi nel decreto ristoro non era possibile perché erano dei crediti che erano una tantum e quindi non potevano essere inseriti l'aumento delle ore e ci avevano rinviato alla legge di stabilità. Come voi sapete la legge di stabilità sta per essere approvata alla Camera e al Senato e quindi però nella legge di stabilità, nelle more di questa legge di stabilità non abbiamo visto una riga riguardante gli LSU e gli LPU. Quindi noi chiediamo oggi con forza ai parlamentari calabresi, al Presidente Occhiuto che è sicuramente uno che si sa muovere nei palazzi romani, di vedere quello che bisogna fare perché dobbiamo uscire da questa situazione. Ecco, è perfetto, perché a proposito del savoir-faire di Roberto Occhiuto nei Palazzi Romani, c'è da registrare che ieri il neo governatore ha incontrato il ministro delle infrastrutture, ecco qua, Enrico Giovannini, un confronto positivo, un colloquio proficuo e ringrazio il ministro per la sua disponibilità, ha dichiarato il governatore. Abbiamo approfondito il tema delle infrastrutture, ovviamente per la Calabria, che verranno finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche col Fondo di Sviluppo e Coesione e con altre risorse disponibili, ha scritto proprio su Facebook Occhiuto. Nei prossimi mesi ci saranno interlocuzioni tecniche tra la Regione e il Ministero per velocizzare la spesa e la realizzazione di questi interventi. Abbiamo parlato dell'alta velocità, della necessità di inserire anche il lotto di Gioia Tauro tra i primi da realizzare, tutto questo per collegare in modo adeguato il porto e la zona franca alla rete ferroviaria. Tra le questioni anche i temi della statale 106 Ionica, della trasversale delle serre,
e degli interventi di efficientamento necessari per la rete autostradale. Tanti progetti in cantiere, ha concluso Occhiuto, tante importanti novità per il nostro territorio, andiamo avanti per costruire il futuro della Calabria. La cronaca: beni per 7 milioni sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, sia a Reggio che in provincia di Cosenza. Nell'ambito, la vedete, dell'inchiesta Metameria, che ha riguardato anche i rapporti tra la cosca Condello e alcuni imprenditori ritenuti asserviti all''Ndrangheta. In particolare, la sezione misure di prevenzione del Tribunale Reggio Calabria ha firmato il provvedimento di sequestro nei confronti di Francesco Iannò, Francesco Giustra, Nicola Pizzimenti e Demetrio Condello. Tra i beni sequestrati, 7 imprese del settore edilizio ed impianti elettrici, officine meccaniche per mezzi pesanti, onoranze funebri, distribuzione di carburanti per autotrazione, ma anche 44 immobili tra la provincia di Reggio Calabria e quella di Cosenza, 65 autoveicoli, 4 quote societarie e disponibilità finanziarie per 155.000 euro. L'indagine Metameria lo scorso febbraio ha portato all'arresto di 28 persone, mentre a maggio i carabinieri avevano sequestrato 5 imprese del Regino per un valore di 15 milioni di euro e denunciato a vario titolo 15 persone per riciclaggio e per fatturazione di operazioni inesistenti. Adesso veniamo a Crotone, un bel encomio, vediamo e sentiamo di che cosa si tratta. Crotone non dimentica i suoi eroi, donne e uomini che la notte del 3 di novembre hanno portato in salvo dei migranti approdati sulla spiaggia di Le Cannella. Grande festa qui nella sala consiliare del comune di Crotone, una cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale che ha voluto dare benevolenza e cittadinanza onoraria a tutti quanti quelli che hanno partecipato a questo eroico salvataggio. Una giornata bellissima, non avevo visto tutte queste persone a cui daremo questa menzione speciale. Un giusto riconoscimento a chi veramente con coraggio si butta in acqua a salvare vite umane. Guardi, un gesto straordinario che loro compiono quotidianamente, perché indipendentemente dalla situazione di pericolo gli sbarchi avvengono in continuazione, per cui Crotone è una città accogliente da questo punto di vista e grazie a queste persone straordinarie del mondo del volontariato, delle forze dell'ordine, ripeto, va tutto bene. Riconoscimenti e pergamene per tutti gli uomini delle forze dell'ordine, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Croce Rossa e Vigili del Fuoco, con questa dicitura, per aver dimostrato in occasione del salvataggio dei migranti a largo di Isola Capo Rizzuto, avvenuto lo scorso 3 novembre, abnegazione, senso di solidarietà, spirito di servizio, amore verso il prossimo, per aver dato compiuto atto alla parola umanità. Quello che è avvenuto il 3 di novembre ha avuto i connotati, diciamo, della popolarità e della celebrità sui media nazionali. È un'attività che si è contrassegnata per un particolare impegno legato alle condizioni nelle quali si è andato a operare, ma che diciamo non fuoriesce dai canoni di quella che è la nostra attività istituzionale, almeno come corpo delle Capitanerie di Porto. È un'attività che noi svolgiamo frequentemente e spesso con caratteri di pericolosità ancora maggiori, soprattutto nel canale di Sicilia, dove il fenomeno è frequentissimo. Ci fa piacere naturalmente che ci venga tributato e venga tributato anche a tutti i colleghi delle altre forze dell'ordine e della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco questo riconoscimento, che naturalmente condividiamo con tutti coloro i quali in silenzio comunque ogni giorno fanno opere non dissimili da quelle che abbiamo messo in campo noi il 3 di novembre e che quindi ci aiutano a tenere sempre alto l'onore del corpo. Quasi 500.000 d'euro trovati dai carabinieri all'interno di un bidone che era interrato. Eccolo qua, guardate un po', incredibile. Due persone, 39 e 48 anni, già note alle forze dell'ordine, sono state denunciate perché non hanno saputo spiegare la provenienza di questo denaro. I militari hanno dapprima compiuto una perquisizione nell'abitazione in uso a uno dei due e nell'intercapedine di un divano hanno trovato 83.000 euro, insomma spiccioli, no? La perquisizione è stata quindi estesa a questo terreno adiacente all'abitazione, nel corso della quale i carabinieri hanno trovato questo bidone in plastica sigillato e interrato che conteneva in contanti 394.930 euro. Il denaro è stato sequestrato, adesso sarà versato su un libretto di deposito giudiziario in attesa naturalmente di capire
ma immaginiamo, insomma, ecco, da dove possano essere arrivati, di capire comunque da dove arrivino. Cambiamo argomento decisamente, insomma, parliamo di studenti dell'Alcmeone di Crotone che hanno partecipato ad un'esercitazione realizzata, mostrata dai vigili del fuoco, proprio per imparare come comportarsi in caso di pericolo. Una mattinata all'insegna della sicurezza e di come affrontare alcune calamità naturali, rischi o pericoli. A Crotone, all'Istituto Alcmeone, si è tenuta un'esercitazione che ha visto protagonisti gli studenti e i vigili del fuoco del comando provinciale, il tutto in occasione della giornata nazionale della sicurezza. D'impatto, la prova antincendio. Essere pronti nel momento in cui, scongiurando tutto, e il comportamento da adottare in questi casi qua. Quindi oggi faremo vedere quelle l'iter da eseguire in questi casi. Gli studenti sono stati informati e preparati per l'occasione. Il progetto Scuole Sicure è un progetto nazionale che coinvolge appunto le scuole di ogni ordine e grado e in più il nostro istituto ha aderito, anzi è stato il promotore di una, si chiama Rete Scuole in Sicurezza, dove abbiamo creato un gruppo e ci confrontiamo giornalmente, dirigenti, docenti, amministratori, e gente proprio, e professionisti del settore, proprio per scambiarci delle informazioni che da altre parti sono un po' carenti. E adesso le previsioni del tempo con Trebi Meteo. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Situazione per la giornata di sabato, quando un'ampia circolazione di bassa pressione occuperà l'Europa centro-settentrionale, alimentata da aria fredda direttamente dal mar di Norvegia. Nel dettaglio quindi sull'Italia, un nuovo impulso instabile arrecherà rovesci temporali al centro-sud, soprattutto maggiormente esposta alla parte tirrenica, con acquazzoni localmente intensi. Peggioramento tra sabato sera e domenica mattina anche al nord, in particolar modo tra Lombardia e nord-est, qui le nevicate sotto i 1000 metri di quota. Nel dettaglio possiamo vedere questa giornata a tratti instabile sulla nostra penisola, più penalizzato lato tirrenico con i venti occidentali, rovesci e temporali sparsi. Al nord parziale miglioramento tra tarda mattinata e pomeriggio, ma in serata nuova perturbazione con piogge tra Lombardia e nord-est e poi le nevicate su Alpi e Prealpi anche sotto i 1000 metri. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie per averci seguito. Vedo fra l'altro ospiti, come sempre, insomma, molto molto importanti. Sono meglio di lui, questa è la verità. Però lui riesce a coordinare, sa fare bene il vigile urbano, diciamo così. Ecco, il buon Luigi Saporito, il suo smart sport del venerdì, con questo chiude, dice, qualcuno dirà finalmente, insomma, non lo vediamo. E noi però ci vediamo stasera alle 20:30, edizione della sera del nostro telegiornale. Restate sul 18 perché, come dico spesso, sul 18 le emozioni sono sempre in diretta.